Intanto un grazie a Gianni e a Barbara e insomma a questa bella e importante occasione di confronto. Io mi ero preparato alcune considerazioni di carattere molto generale che, prendendo spunto dalla chiave di lettura che ha offerto Gianni, approfondissero alcune questioni legate al potere e legate quindi all'uguaglianza. Ma prima di inoltrarmi su questo campo, vorrei prendere sul serio alcune provocazioni che Stefano Fassina prima ci ha consegnato, perché noi dobbiamo riuscire a mettere insieme una riflessione teorica intellettualmente spregiudicata e dei comportamenti però conseguenti ed efficaci. Altrimenti perde di significato il cercare di decifrare il reale e il prefigurare un orizzonte, diciamo, politico, se non si è capaci di tenere insieme le grandi questioni teoriche e la pratica politica. Allora, dice Stefano, c'è un problema di principio di maggioranza, dobbiamo interrogarci su questo. Il principio di maggioranza è ciò che tiene insieme una comunità organizzata. Non c'è comunità organizzata, non c'è partito che possa dirsi tale se non pratica al proprio interno il principio di maggioranza. Però questo cosa significa? Che il principio di maggioranza vincolante è quello che si pratica nella direzione nazionale o il principio di maggioranza vincolante è quello che si pratica nei gruppi parlamentari? Perché se noi il principio di maggioranza lo applichiamo alla direzione nazionale, l'esito è scontato. Ma se noi, per esempio, proponessimo di applicare il principio di maggioranza nei gruppi parlamentari e ritenessimo che i gruppi parlamentari sono dotati di una certa qual autonomia nel rapporto con la direzione nazionale, potremmo applicare lo stesso paradigma del principio di maggioranza? È una questione che secondo me varrebbe la pena di essere indagata. Io non arrivo al punto così sciocco e impolitico di pensare che un gruppo parlamentare si possa muovere senza tenere conto delle indicazioni della direzione nazionale. Io però sollevo un'altra questione, quella di una dialettica, di un confronto. Un confronto che fa sì che anche il gruppo parlamentare, nelle sue diverse articolazioni, nelle sue indicazioni politiche, possa in qualche misura controbilanciare o concorrere, mettiamo così, concorrere a definire l'indirizzo politico. Il tema è un tema di democrazia, è un tema di pluralismo, è un tema di autonomia degli organi parlamentari. Ripeto, io credo che noi il tema lo dovremmo affrontare non in termini conflittuali, ma in termini cooperativi. Un partito plurale è un partito che sa praticare il pluralismo anche tra organi di partito e organi parlamentari. Per quello che ho potuto leggere, neanche il Partito Comunista Italiano, nei suoi momenti di maggiore tensione, negava il problema del conflitto e dell'articolazione tra direzione del partito e gruppo parlamentare. Questo lo dico perché noi abbiamo avuto delle vicende parlamentari molto delicate, molto difficili, diceva prima Stefano. Noi poi siamo stati chiamati ad assumere delle scelte tuttora aperte, insisto, tuttora aperte, sulle quali io credo che sarà importante far valere alcune considerazioni di merito. Insisto, tuttora aperte, perché la riforma costituzionale e la riforma elettorale sono due grandi questioni tuttora aperte. E da questo punto di vista, siccome adesso non c'è il tempo per entrare nel merito, noi dovremmo però cercare di spiegare quali sono le ragioni che ci fanno ritenere importante modificare le soglie, le ragioni che ci fanno ritenere importante evitare di extraparlamentarizzare quelle minoranze che non si coalizzano e che non debbono essere indotte attraverso una regola giuridica a costruire coalizioni eterogenee, buone per vincere ma non per governare.
c'è un problema di interesse generale, non è un problema di una prospettiva di parte, è un problema di interesse generale. E lo stesso vale per quanto riguarda il Senato. Io personalmente credo che sia una proposta che ha una sua ragionevolezza, quella di immaginare un Senato non eletto direttamente dai cittadini. Ma detto questo, bisogna poi specificare chi è che elegge questo Senato di secondo livello. Quanto è ampia la platea degli elettori e soprattutto quali sono i meccanismi di legittimazione che rendono possibile poi al Senato di svolgere quel ruolo di contemperamento e mitigazione del principio maggioritario che invece si vuole radicare alla Camera. Per quanto riguarda ad esempio l'elezione del Presidente della Repubblica e l'elezione di tutti gli organi di garanzia, giudici costituzionali e componenti del CSM. Questo è un tema di interesse generale, di nuovo, aperto, tuttora aperto. E devo dire che se guardiamo gli ultimi, diciamo, aspetti del dibattito che si è sviluppato nel nostro partito, ci sono anche segnali incoraggianti di una disponibilità e di un'attenzione che nei mesi passati non ci sono state e che adesso invece cominciano ad essere diciamo, ribadite e anche formalizzate in alcuni emendamenti e in alcune interviste che noi troviamo sul sito del nostro partito. Il che significa che non dobbiamo del tutto, diciamo, perdere fiducia nella forza degli argomenti. La forza degli argomenti può fare breccia. Naturalmente devono essere argomenti ben sostenuti, devono essere argomenti che si agganciano e si inseriscono in un contesto reale. E da questo punto di vista noi, come dire, abbiamo molto, molto lavoro da fare, secondo me. A questo proposito, se posso ancora rubare proprio solo due minuti, ci terrei a sottolineare come io trovi convincente, anzi strategica, la chiave di lettura che ha proposto Gianni questa mattina, Gianni Cuperlo, perché riflettere di potere, ragionare del potere, significa per esempio subito mettere in luce come nel nostro paese, e purtroppo non solo nel nostro paese, ci sia un formidabile problema che da troppo tempo non viene più affrontato in maniera diretta, cioè quello della concentrazione del potere e quindi di conseguenza quello della distribuzione del potere, inteso come distribuzione di risorse materiali e distribuzione di ruoli sociali. Noi abbiamo bisogno di una discussione pubblica, trasparente, aperta, fondata su elementi di conoscenza puntuali circa il modo in cui oggi in Italia sono distribuite le risorse materiali ed il modo in cui oggi in Italia sono distribuiti i ruoli sociali. Mai come negli ultimi 10 anni è venuta meno la mobilità sociale, mai come negli ultimi 10 anni noi abbiamo assistito a un, diciamo, aumentare non solo della disuguaglianza materiale, intendiamoci, decisiva, ma anche della disuguaglianza sociale. Il nostro paese è un paese che si è chiuso. E allora discutere di potere significa discutere della separazione del potere inoltre. Noi dobbiamo trovare, diciamo, i rimedi culturali, politici e giuridici perché la separazione tra potere politico, potere economico e potere dei mezzi di comunicazione sia qualcosa di considerato assolutamente irrinunciabile. Noi dovremmo arrivare ad avere perlomeno una cittadinanza che si indigna di fronte alla constatazione che in Italia noi viviamo una costante confusione, concentrazione tra potere politico, potere economico e potere dei mezzi culturali. E se questa consapevolezza fosse radicata e diffusa come un principio fondante ogni ordinamento democratico, anche il dibattito che si è aperto nei primi mesi successivi alle votazioni circa l'abrogazione del finanziamento pubblico ai partiti, forse sarebbe stato possibile affrontarlo in maniera diversa. Perché? Perché è indubbio che quell'argomentare sulla necessità di abrogare il finanziamento ai partiti ha intercettato una gran parte dell'opinione pubblica, ma perché quell'opinione pubblica noi non siamo stati capaci di coinvolgerla e di renderla consapevole che dietro l'abolizione del finanziamento pubblico ci sta un formidabile problema di democrazia e di autonomia della politica dall'economia. Perché se il finanziamento non è pubblico, anzi dite così, in un paese dove la corruzione, quella penalmente rilevante e quella moralmente riprovevole, è diffusa a dei livelli davvero
preoccupanti. Allora, in un paese così si dovrebbe aprire un grande dibattito pubblico sul come vietare il finanziamento privato, non sul come abrogare il finanziamento pubblico. Questo dovrebbe essere la discussione. Come si fa venire meno il rapporto tra economia e politica? E lo stesso vale nell'altra direzione, nella direzione dell'economia, perché la nostra economia è un'economia assistita, è un'economia dove la competizione, la concorrenza, guardate, che sono veramente residuali ed eccezionali. Non c'è solo un problema di innovazione e di investimenti di capitali per attività produttive e non più in attività finanziarie. Non c'è solo la distrazione di capitali dall'economia che produce beni e servizi all'economia finanziaria, che pure è un fatto preoccupante. Ma c'è anche un'economia che considera la sfera politica non come un regolatore lontano e astratto, ma come un luogo con il quale intrecciare relazioni di preferenza, relazioni di tutela. Insomma, questo problema, il problema della confusione del potere, non è solo il conflitto di interessi di berlusconiana rappresentanza, perché quello è macroscopico, ma è proprio il conflitto di interessi che caratterizza tutto il nostro tessuto sociale, economico e culturale. Allora, mettere al centro il tema del potere, cioè il tema della separazione del potere e il tema della distribuzione del potere, in termini di diritti ovviamente, avere un diritto vuol dire avere una piccola quota di potere. Ragionare di un diritto violato vuol dire ragionare di un potere che mi è stato negato, una piccola risorsa, che può essere una risorsa in termini di servizio o può essere una risorsa politica. Avere diritto di voto vuol dire avere una piccola quota di potere politico. Avere diritto all'assistenza sanitaria vuol dire avere una piccola quota di potere economico. Oggi in Italia il problema della distribuzione del potere e della confusione del potere, della commistione tra sfere che dovrebbero essere invece rigorosamente tenute distinte, la sfera politica, la sfera economica e la sfera, diciamo, oggi si direbbe dei mezzi di comunicazione. Chiudo. Interrogarsi sulla separazione del potere poi vuole anche dire interrogarsi su come il potere politico oggi trae le risorse per esercitare davvero potere. E qui la dico in maniera molto veloce. È indubbio che la principale risorsa che legittima il potere politico è oggi in Italia la risorsa che sa attivare chi parla alla pancia e alle emozioni. Oggi la legittimazione politica è prevalentemente una legittimazione carismatica, una legittimazione che passa attraverso la capacità del leader di interpretare speranze o di rispondere a paure diffuse. Questo tipo di rappresentanza e questo tipo di legittimazione sono oramai un dato di fatto, un dato strutturale. Ma questo tipo di legittimazione è una legittimazione debole. Chi vince le elezioni sulla base della capacità soltanto di interpretare emozioni, paure o di dare una speranza, vince le elezioni, ma poi non è detto che abbia la forza necessaria per incidere davvero su quella distribuzione del potere che sarebbe invece necessaria. Ecco allora che è importante che ci sia accanto a questo tipo di rappresentanza anche una rappresentanza razionale, una rappresentanza organizzata, cioè una rappresentanza che passa attraverso i partiti, che passa attraverso l'organizzazione, non contro, ma accanto, per dare davvero forza a quell'altro tipo di legittimazione che oggi è imprescindibile. Ed ecco perché dire, organizzare momenti come questi non è un parlare d'altro rispetto alla crisi e rispetto alla difficile situazione in cui versa il Paese.